Ci siamo, sta per partire la 18ª edizione del Festival dell'Eccellenza Femminile. La conferenza stampa di presentazione si terrà venerdì 7 ottobre alle ore 11:30 al foyer del Teatro Ivo Chiesa, Teatro Nazionale di Genova, in Viale Duca d'Aosta, nel centro proprio a Brignole. Il festival si aprirà ufficialmente il 15 ottobre per concludersi l'11 dicembre. Ce ne parla Giulia Cassini. Bentrovati, vi invitiamo tutti venerdì 7 ottobre alle 11:30 al foyer del Teatro Ivo Chiesa, Teatro Nazionale, per la presentazione del Festival dell'Eccellenza al Femminile, giunto alla 18ª edizione, quindi maggiorenne, ed intitolato simbolicamente Icone. Si svolgerà a Genova dal 15 ottobre all'11 dicembre, realizzato in collaborazione col Teatro Nazionale di Genova, nelle sale Eleonora Aduse, Gustavo Modena, Mercato, nel foyer del Teatro Ivo Chiesa e in altri luoghi simbolici della città. Dal Teatro Internazionale di Quartiere alle periferie, sino al progetto itinerante a San Pier d'Arena nei Palazzi dei Rolli e in altri spazi. Il Festival, infatti, crea un luogo di elezione, ma di riferimento il più ampio possibile, cittadino e nazionale, per attori, per attrici, registi, scrittrici, compagnie, performer e drammaturghe di ogni età. Il tema, quello delle icone femminili, vuole superare un mondo convenzionalizzato per darci quella lente di Clio capace di rileggere sia la contemporaneità sia il mondo antico e di mettere di nuovo in primo piano tutte quelle artiste già affermate e riconosciute in campo attoriale, registico e drammaturgico, insieme ai talenti più giovani. Pensiamo anche solo al progetto di apertura Under 30, ma per non spoilerare troppo e aspettarvi tutti alla conferenza stampa del 7 ottobre alle ore 11:30, vorrei chiudere con una frase della direttrice artistica Consuelo Barilari che riassume il senso del teatro. Il teatro è un grande atto di amore collettivo dove si guarda insieme la vita scorrere sul palcoscenico per imparare a vivere meglio. Bene, non ci resta quindi di darvi appuntamento al 7 ottobre alle 11:30 alla conferenza stampa, che sarà particolarmente interessante. Vi aspettiamo.